da Mattino 6 per questo martedì 27 dicembre. Oggi si ricorda San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. La notizia di apertura è quella dei funerali di Fabrizia Di Lorenzo, con Mattarella l'addio a Fabrizia, Sulmona folla al funerale della giovane, il vescovo questa terra non le dava speranza. Le reazioni Legnini dice una famiglia esempio di compostezza. E poi il governatore D'Alfonso, una tragedia più grande di tutti noi. Il sindaco di Sulmona, Casini, dice la tua Sulmona non ti dimenticherà. Di taglio basso, abruzzesi, leader in Parlamento, il rapporto Open Polis, Chiavaroli e Colletti, più produttivi tra i 21 eletti in regione. A Lanciano, lupa uccisa sulla strada dove giocano i bambini. Nel Chietino e nel Vastese lotta ai furti, quattro paesi uniti, paura tra i cittadini. E poi la polemica attorno alla squadra di calcio, Chieti cacciato da Cipagatti, campo sportivo negato, il patron Trevisan fa ricorso al TAR. Di spalla invece la politica, Grillo cita Parise, il rimedio è la povertà. 92 morti, aereo caduto, Mosca, guasto o errore umano. E poi aveva 53 anni e morto George Michael, l'icona del pop. Sulle pagine del Centro, nella cronaca dedicata a Chieti, gli abruzzesi leader in Parlamento, e poi di taglio basso, dopo il terremoto, caro affitti per gli sfollati, scattano i controlli, la Val vibrata, baby bullo terrorizza la classe delle elementari. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Centro, sulle cronache di L'Aquila, tampona la Pecar e scappa, caccia all'uomo, ad Avezzano divelte le panchine, teppisti in piazza Torlonia. E poi L'Aquila verso le elezioni, primarie, ok, anche da destra, premiato al Centro di Francesco il pallone d'oro della regione, che orgoglio. Le pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo, una terra che non dà speranza. Sulmona, il vescovo Spina, durante il funerale di Fabrizia, dice costretta ad andarsene per cercare un lavoro. Cattedrale blindata per il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro Minniti, una folla sterminata. E poi sempre sulle cronache, infermiera suicida, non posso più pagare le bollette. Montesilvano, 36enne, stroncata da farmaci, la vegliano per ore, il gatto e il suo cagnolino. I mali di stagione, influenza, mezza Pescara a letto. E poi a caccia all'uomo, Roccaraso, Luca in fuga, gli investigatori dicono aiutarlo è un reato. Di taglio alto, Giulianova, schianto in auto, muore sul colpo l'ambulante Nando Verona. E poi Chieti, pescarese picchiato all'uscita del circolo. La Serie A, il Pescara arriva a Stendardo per rinforzare la difesa. L'apertura della città, addio Fabrizia, Sulmona, Mattarella ai funerali della vittima di Berlino. E poi avviso di garanzia sulla Noè Lucidi, il sindaco Brucchi si dice pronto a chiudere tutte le scuole insicure dopo l'incontro con Errani. Teramo, ore d'attesa, colle atterrato per 350 inquilini, Natale con 1418 terremotati aspettando il maxi sgombero. Giulianova, sciarpe giallo-rosse sulla bara di Nando, morto nell'incidente. Un ubriaco si schianta contro mano, Mosciano, 23enne di Notaresco, ferisce un 60enne. A Tortoreto il bancomat salta in aria, rubati 30.000 euro alla Tercas. E poi a Corropoli la banda della Ruspa colpisce ancora all'Eni. La Lega Pro, il Teramo chiude in Veneto una poco irresistibile annata. Iniziamo a sfogliare le pagine del Centro proprio per fare il resoconto di quella che è stata ieri una giornata dedicata ai funerali della nostra connazionale e soprattutto abruzzese Fabrizia Di Lorenzo. Mattarella abbraccia i genitori di Fabrizia, migliaia di persone per l'addio alla giovane uccisa a Berlino. Il sindaco di Sulmona, Casini, dice questa città non ti dimenticherà. Nel giorno del lutto il sindaco annuncia iniziative, un luogo di aggregazione giovanile avrà il suo nome. E poi ci sono le testimonianze, Legnini dice la famiglia Di Lorenzo è un esempio di compostezza umana. Il vicepresidente del CSM cita le parole di Papa Francesco. Il senatore Razzi polemizza con Poletti. Il governatore D'Alfonso dice spero che il fratello di Fabrizia, giovane straordinario, possa trovare qui il proprio futuro. Andiamo anche sulle pagine del Messaggero, sempre per
La stessa notizia, eccolo qua. Città sorvegliata dall'alto con gli elicotteri, ressa e malore in chiesa. Sulmona blindata per la presenza di Mattarella e Minniti, il feretro portato a spalla fino a San Panfilo, trali di folla. Gli amici dicono incredibile che sia morta così una giovane che amava tanto la pace e l'integrazione. Sui banchi anche D'Alfonso e Legnini tra le autorità presenti e poi partita da una terra che non dà speranza. Tutta Sulmona si ferma per l'addio a Fabrizia Di Lorenzo, cattedrale gremita. Nell'omelia il Monsignor Angelo Spina, atto d'accusa per la condizione dei giovani. La stessa notizia la vediamo anche dalle pagine del quotidiano La Città. Mattarella a Sulmona per l'addio a Fabrizia. Il Presidente della Repubblica ha partecipato al lutto di un'intera comunità per la ragazza vittima del terrorismo. L'omelia del Vescovo Fabrizia è andata via da Sulmona per cercare un lavoro. Ha dovuto lasciare questa terra che non dà speranza. E allora, come abbiamo letto, ieri si sono svolti i funerali dell'unica italiana vittima dell'attentato di Berlino. Si sono svolti a Sulmona, tantissime le autorità e tantissima la comunità che si è stretta intorno alla famiglia. Vediamo. Giornata tristissima per Sulmona. Sì, una giornata molto triste per la nostra comunità. Ci uniamo tutti al dolore di questa famiglia e speriamo che fatti di questo genere non possano più accadere. Questo è l'augurio che noi facciamo, e in un abbraccio affettuosissimo ai genitori di questa ragazza, al fratello e a tutti i familiari. Non è possibile morire in questo modo. Assolutamente no. Che Dio fermi la mano assassina di questo sangue innocente per sempre. Il dolore, lo strazio per questa morte, per questa strage ennesima, ma vale il monito del Papa, del Vescovo, del nostro Presidente della Repubblica contro la violenza terroristica, contro la violenza in generale per la pace. Straordinaria compostezza, straordinaria prova di umanità costituisce un insegnamento per ciascuno di noi. Sono venuto proprio per essere proprio vicino alla famiglia, perché io sono uno emigrato e faccio i complimenti alla famiglia che l'ha lasciato questa ragazza coraggiosa di andare a lavorare in Germania, perché qui non ha trovato nessun posto di lavoro. Oggi c'è una comunità che si è raccolta intorno a una famiglia, un dolore infinito, accanto a tutte le istituzioni che hanno tributato la giusta, credo, presenza per una ragazza che è stata spezzata da un atto folle, ma che oggi ci deve far andare oltre, perché il vero messaggio è che oggi, proprio il giorno di Santo Stefano, bisogna pensare a ricostruire una comunità, a dare un senso a questo dolore e a ripartire nella maniera più giusta per stare vicino ad una famiglia che, insomma, oggi dovrà avere una forza incredibile per dare un senso a quello che è accaduto. Tanto vicino alla famiglia, tanto, tanto, tantissimo, anche nei giorni futuri, quelli che verranno, perché magari poi i primi giorni e dopo uno purtroppo, ma non viene mai dimenticato questo, purtroppo una ragazza di Sulmona così giovane, 31 anni, non va bene, ecco, non va bene. Oggi tutta Sulmona è qui per l'ultimo saluto a questa ragazza. Sì, sì, per pregare per lei e per i genitori. Fare forza alla famiglia. Senz'altro, proprio un abbraccio di cuore a tutta la famiglia. Passiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine di La Repubblica. Il lavoro si cambia, meno voucher e multe a chi abusa, modifiche per evitare il referendum sul Jobs Act, taglia l'indennità di mobilità, 185.000 sono a rischio. E poi l'addio a George Michael, icona del pop, voce di Natale. Monte dei Paschi, la BCE chiede 8,8 miliardi. Il Corriere della Sera titola: sale il conto per salvare Monte dei Paschi di Siena. La lettera di Francoforte dopo l'aumento di capitale. Fallito il CDA della banca, riunito d'urgenza. La vigilanza della BCE al tesoro, servono 8,8 miliardi. L'attacco di Weidmann. E poi Londra, George Michael è morto a 53 anni. Temiamo la vendetta dell'ISIS, ora schierati super poliziotti.
Il Messaggero titola Amri fuggiva verso la Sicilia. L'autore della strage di Berlino voleva attraversare lo Stivale prima di rientrare in Tunisia. Aveva un documento falsificato a Palermo. In centro Italia c'era una base pronta ad aiutarlo. Monte dei Paschi di Siena, i dubbi della Germania. La BCE dice servono 8,8 miliardi, la Bundesbank, fondi pubblici da usare solo in casi estremi. E poi il tragico Last Christmas dell'icona pop degli anni 80. Addio a George Michael, il ricordo di Verdone. Il Giornale, bomba sui conti italiani, banche, non solo il piano dell'Europa per farci fallire. Salvataggio Monte dei Paschi di Siena, la lettera della BCE al Tesoro, costerà 8,8 miliardi e non 5. Odiati e uccisi, ma i cristiani rinnegano le loro radici, canti e presepi negati. E poi il killer di Berlino, filmato anche a Lione. Amri aveva complici a Milano, il PM indaga sulla rete jihadista. Il Tempo apre con il titolo Scoppia la guerra dei terremotati, gli abitanti di Grisciano. Non andiamo di moda, ci hanno dimenticato. Il sindaco di Amatrice Pirozzi ai politici dice basta parole, venite tra di noi. La Stampa apre dicendo la BCE, non solo lo Stato per salvare Monte dei Paschi e il conto sfiora i 9 miliardi. Intervista con Angeloni, l'uomo della vigilanza europea, prima devono pagare gli azionisti e gli obbligazionisti. E poi il mistero sulla regina, Carlo fa già le prove, Elisabetta diserta la messa di Natale, timori per la sua salute. Il terrorista tunisino non agiva come cane sciolto, Amri filmato a Lione, caccia i complici. Il Mattino, in Sicilia la base dell'attentatore, la strage di Berlino, incredibile fuga attraverso tre stati. Sulmona piange Fabrizia, via perché non c'è lavoro. Il permesso di soggiorno falsificato nell'isola, Amri filmato a Lione dopo l'attacco. Il Fatto Quotidiano apre esclusivo, anche Renzi sapeva, la testimonianza dell'amico che tira in ballo l'ex premier nello scandalo. Vannoni ai PM, Matteo era informato dell'inchiesta Consip. E poi pagano gli orfanelli, Senato, gli uffici extra lusso sono gratis per 11 anni. La lettera della BCE, Monte dei Paschi di Siena aumenta il conto per gli italiani, 6,5 miliardi. Libero l'asse segreto dei rottamatori Renzi-Salvini, patti birichini, contratti ripetuti tra i leader del PD e quello della Lega. Obiettivo andare a votare subito per liberarsi dei rivali interni. Bersani e Berlusconi infatti tramano insieme e stanno preparando le loro vendette. E poi Fabrizia merita la verità sulla sua fine. Perché non dite che l'ha uccisa l'Islam? L'Avvenire, i nemici della luce, il Papa dice il mondo odia i cristiani perché preferisce le tenebre in cui nasconde le sue opere malvagie. E poi i misteri del tunisino, i rischi per la Tunisia. Il Manifesto apre con lo stile coloniale, il premier israeliano Netanyahu dà il via a 618 nuove case a Gerusalemme Est, dopo l'applicazione della risoluzione ONU contro l'illegalità delle colonie. Attacca il complotto di Obama e convoca gli ambasciatori dei paesi d'accordo con il voto al Palazzo di Vetro. Di taglio alto la strage di Berlino, Amri prima di Milano, la tappa a Lione. Il Secolo, 19° Monte dei Paschi, il conto sale a 8,8 miliardi. La BCE, chi ha azioni e obbligazioni deve pagare prima dello Stato. E poi Amri, filmato a Lione, caccia i complici, l'autore della strage di Berlino. L'Unità, le cose da fare, non c'è solo la legge elettorale, molte proposte di civiltà aspettano un voto per diventare legge. L'effetto Roma, la crisi dei 5 Stelle. E poi la verità, gli indecenti, i tre mogi del governo. Lotti è indagato, la Fedeli ha mentito sulla laurea, Poletti ha insultato i giovani italiani, dovrebbero dimettersi, invece restano ministri approfittando della debolezza di Gentiloni. E poi San Siro, ghetto islamico, qui la legge non vale, il rione milanese parla arabo in alcune vie, non si entra più, gli italiani superstiti barricati in casa. Iniziamo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro. Si riparte dal terrorismo, Amri filmato a Lione, si indaga sui complici. L'attentatore di Berlino ripreso alla stazione della città francese, vertice di sicurezza a Milano con un pool di investigatori tedeschi. All'esame gli elementi raccolti dalle forze di polizia dei diversi paesi sull'autore della strage.
E poi le parole del Santo Padre Francesco contro tutte le stragi, prega per il martirio dei cristiani, il pensiero del pontefice dedicato soprattutto ai bambini vittime nel mondo di conflitti senza fine, da quelli stipati nei barconi o nascosti nei rifugi antibombe a quelli con armi e non giocattoli. E nella messa della notte esprime una forte condanna anche contro la mondanità, perché ha preso in ostaggio la sacralità del Natale. Il Parlamento, produttività, chi lavora di più, la classifica di Open Police sull'attività degli eletti. L'Abruzzo in aula, Chiavaroli svetta al Senato e Colletti resta in testa alla Camera. Nella graduatoria regionale indicati indici alti per Melilla, Tancredi e Vacca a Montecitorio e a Palazzo Madama, secondo posto per Razzi davanti ai grillini Blundo e Castaldi. E poi terremoto e tribunali, le mie priorità, parla la primatista abruzzese al Senato, legata al mio territorio, in Parlamento e al Governo, Federica Chiavaroli. Ricostruzione e bus invece nell'agenda del Movimento 5 Stelle, parla il primatista abruzzese alla Camera, solo poche delle nostre idee accolte dalla maggioranza. La politica, il leader 5 Stelle Grillo, l'unico rimedio è la povertà. Il capo del movimento fa gli auguri citando lo scrittore poeta Parise. A Roma la Raggi riunisce gli assessori e dice ce la faremo. E poi un'inchiesta, firme false a Carbonia, 22 indagati in 10 liste. Il governo in agenda, sisma, banche e lavoro, nella roadmap di Gentiloni anche i migranti e il mezzogiorno. Aereo russo caduto a Mosca. Mosca accantona la pista del terrorismo. Le indagini puntano a un errore umano o al guasto tecnico, ma restano punti oscuri ripescati, frammenti del relitto. E poi Bari, dal prete invito a messa per il boss. Bufera su Don Michele, il questore sposta la celebrazione all'alba. A Mantova, minaccia attentati a treni, preso ai domiciliari agricoltore di Suzzara, blocchi di cemento sui binari. Apriamo la pagina dedicata alla nostra regione, il terremoto, riunione sulle procedure da seguire, nuove scuole, l'elenco entro 5 giorni. D'Alfonso scandisce i tempi e convoca 21 sindaci, finora sono 3 quelle da ricostruire e 2 delle quali a Teramo. E poi previsto per oggi un sit-in degli allevatori in consiglio regionale all'Aquila. Confagricoltura e CIA dicono problema cinghiali irrisolto, i rimborsi sono in ritardo di 6 anni. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del centro, apriamo quella su Pescara, lo shopping in città. I 1000 armati di Christmas Card comprano con lo sconto del 20%. È già un successo l'iniziativa che coinvolge 40 negozi, ristoranti e bar del centro di Pescara Vecchia. Partita su Facebook e lanciata in collaborazione con i commercianti, la tessera è valida fino al 31 gennaio. E dal 5 gennaio scattano i saldi, nessuna differenza di data da città a città. Qualche consiglio invece per evitare le truffe. La Notte Bianca 2016, cittadini soddisfatti e spendaccioni. Uno studio dell'università suggerisce di puntare sull'evento, consumi aumentati nella ristorazione e anche nell'abbigliamento. È stato preso il rapinatore picchiato dall'orefice, un 25enne foggiano, per la polizia è l'autore dell'assalto fallito alla gioielleria Adele Rolando. Si cerca il suo complice, l'orefice di Maria dice gli investigatori hanno lavorato bene in maniera veloce, ora mi auguro che prendano anche il secondo uomo. E poi resta in carcere il ladro seriale degli stabilimenti, il 19enne che la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto giovedì scorso perché ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti negli stabilimenti balneari nell'ultimo periodo. La grande opera bloccata, Sorgentone, no alla filovia, la regione scelga i minibus. Si riapre la partita sui mezzi, il presidente dell'associazione Strada Parco lancia l'appello ad Alfonso. Trovi il modo per cambiare il progetto e si risparmierà. E poi l'iniziativa del Comune per il piano della mobilità, lettera scuole e imprese, nominate un esperto di traffico. Le barriere architettoniche, ospedale vietato ai disabili, Ferrante denuncia via la rampa della vergogna, è troppo ripida. E poi il messaggio in Piazza Italia, una maxi scritta per i figli dei separati, striscioni di 50 metri sull'asse attrezzato per augurare Buon Natale. Il TAR dice no a
40 alloggi, la zona si ingolferebbe. Bocciato il progetto del comune per costruire una palazzina in via Lago Isoletta. Accolto il ricorso di 55 famiglie residenti, ma l'amministrazione non si ferma. E poi torna ai domiciliari per insulti e minacce alla ex convivente. I carabinieri di Spoltore costretti a eseguire il secondo arresto in 4 mesi di uno stalker cinquantenne. Oggi la manifestazione docenti in piazza, scoppia la protesta per le assegnazioni, no al vincolo triennale e al blocco delle assegnazioni provvisorie al sud, sia la parità di diritti tra insegnanti, questi gli slogan del nuovo sit-in con tanto di flash mob targato nastrini rossi, docenti, che oggi alle 11.30 scatterà in 4 capoluoghi del centro sud, Bari, Napoli, Palermo e Pescara, in piazza Salotto. Lo stage di danza nella palestra 360 in passerella, 2 gruppi di allieve del corso avanzato e di perfezionamento. Spoltore, 150 figuranti al presepe vivente, oggi pomeriggio la natività con attori locali tra le colline di Santa Teresa e il borgo di Cavaticchi. La pagina su Monte Silvano, cartellone natalizio, le feste in città. Le gag di Uccio in Piazza Diaz per il nuovo anno. L'attore comico, protagonista del film Natale a Londra con Lillo e Greg, sarà in città per la lunga notte dei brindisi. E poi Palla di Martin, questa sera il teatro in vernacolo. Al Palasenna lo Skating Academy, in 150 al galà di fine anno. Di taglio basso, i medici eroi, 30 foto di Cilli in Bangladesh. Mostra Palazzo Baldoni del 23enne reporter montesilvanese sull'attività della Onlus Operare Per. Ed eccolo qua, uno degli scatti di Francesco Cilli alla mostra intitolata The Heroes. Andiamo avanti, il concerto di Capodanno al Mumi. Questa sera grande appuntamento musicale organizzato dall'ASCOM con il New Saudade Trio. I botti vietati, si rischia una multa fino a 500 euro, continua il divieto di usare botti e fuochi d'artificio in città. Dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Luciani, si ricorda che chi sarà colto nell'atto di accendere petardi e giochi pirici nei luoghi pubblici e privati fino all'Epifania rischia una sanzione da un minimo di 50 a 500 euro e la denuncia alla magistratura nei casi in cui il fatto assuma rilievo penale. Sindaco e assessori, si aumentano gli stipendi. A Manopello revocati i tagli dell'amministrazione. Matarazzo, in arrivo 30% in più, protesta la minoranza, maggiori spese per 12.000 euro, dovevano rinunciare. E poi festa della musica per i 25 anni del gruppo Le Muse sulle cronache di Penne. Sopralluoghi post sisma, cambiano le regole, Civitella Casanova, ora le richieste devono essere accompagnate dalla perizia giurata di un tecnico. Sono cambiate le procedure di richiesta dei sopralluoghi di agibilità post sisma 2016. Affinché si effettuino i sopralluoghi, la richiesta deve essere accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato che comprovi il nesso di casualità diretto tra i danni e l'evento sismico. Sulla pagina di L'Aquila, Alto Aterno, incendio doloso, ettari di verde divorati dalle fiamme. Pucci, il vice sindaco di Capitignano, dice un danno grave per il paese, bruciate anche piante secolari ed è caccia al piromane. La pelle carrozzieri, segnalate se viene da voi, causa un incidente e scappa, è ricercato. 2 giorni fa un uomo tra i 30 e i 40 anni ha causato un grave incidente stradale lungo la statale 5 bis a Civita di Bagno. Con la sua macchina ha travolto un motocarro a Pecar guidato da un 78enne, il quale è stato ricoverato in gravi condizioni, muore fuori pericolo e tenuto in osservazione. Anzi, la donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. L'investitore, visto dall'anziana, si è avvicinato a lei, ma poi si è allontanato. E poi, sempre all'Aquila, botte all'aperitivo natalizio nel centro storico, interviene la polizia. Chieti, campo negato, il Chieti dei record sfrattato da Cepagatti. Patron Trevisan ricorre al TAR contro la decisione del comune. Il vicepresidente Di Giovanni accusa, noi siamo in regola, ho il sospetto che si tratti di un fatto campanilistico. E poi un evento religioso a Brecciarole in 10.000 per il presepe di Suor Vera.
I ladri in case e aziende, lotta ai furti, quattro paesi uniti, Villa Magna, Ripa, Ari e Vacri, i cittadini incontrano sindaci e carabinieri. Ignazio Rucci chiede al prefetto Corona di convocare il comitato sicurezza. L'appello dell'arma alla gente: segnalateci persone sospette. Abbiamo fatto un primo passo in avanti positivo ma non risolutivo, ora occorre fare qualcosa di concreto e anche muoversi celermente, perché il nostro territorio sta vivendo una vera e propria emergenza furti. I cittadini hanno paura e dalle istituzioni vogliono risposte. Ho tenuto l'incontro con le istituzioni e forze dell'ordine. L'avvocato Emanuela De Amicis commenta in questo modo la riunione della scorsa settimana al Palazzo Municipale di Villa Magna. Incaricata da un gruppo di imprenditori che hanno subito furti di seguire la vicenda, l'avvocato De Amicis ha chiamato a raccolta tutti i soggetti interessati, dai sindaci della vallata, ai carabinieri, alla prefettura, ai semplici cittadini. E poi a Vasto svuotate 5 abitazioni, raid nella notte della vigilia di Natale, a San Paolo nasce un comitato per i controlli. Di taglio basso, lupa uccisa da un'auto dove giocano i bimbi, Lanciano, esemplare travolto a Torre Sansone, pellegrini scendono a valle in cerca di cinghiali. E cronache su Teramo, si torna ad assumere aziende, segnali di ripresa, ma Confindustria è cauta, la crisi non è finita, saldo aperture e chiusure ancora negativo. Il presidente Zippilli dice un 2016 meno catastrofico, aumentano del 3,45% i contratti a tempo indeterminato agli operai e del 6,9% degli impiegati, ma a termine. E poi il direttore sul 2017 dice lievi incrementi nel fatturato e nella produzione, fanno ben sperare. Gli investimenti riguardano soprattutto il settore farmaceutico. Sempre a Teramo il credito in lieve diminuzione, le sofferenze bancarie. E poi di taglio basso Silvia, appello ad Alfonso per la funicolare. Il vice sindaco Partipilo in una lettera chiede al governatore di avere l'opera non voluta da Teramo. Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Pescara, dopo il cenone tutti a letto, è arrivata l'influenza. Migliaia di pescaresi già alle prese con febbre e dissenteria. Il dottor Lanciotti dice casi raddoppiati rispetto a un anno fa. Picco stagionale non ancora al massimo, molti gli over 65 che si sono vaccinati, massima attenzione invece per i più piccoli. Spossatezza e dolori articolari non danno tregua, il Natale rovinato dell'onorevole Gianluca Fusilli. E poi Conad e parcheggi in via del circuito sulle ceneri dell'ex consorzio agrario, per la prima volta in città rilasciati insieme ai permessi edilizi e commerciali, il verde restituisce decoro al quartiere. Al massimo De Angelis dirige il concerto, l'orchestra sinfonica di Sofia. E poi Xmas LOL, l'ironia di Lercio si scatena sulla natività. Niente soldi per le bollette e si uccide, la tragedia ha scosso Montesilvano alla vigilia dei festeggiamenti del Natale. Ieri a Villa Carmine l'addio a Francesca D'Annibale, un cane e un gatto hanno vegliato per ore sul suo corpo. Don Marco dice: chi si sente lasciato solo non abbia paura di chiedere aiuto. C'è una buona rete d'assistenza, dice il direttore della Caritas, grazie al pronto intervento sociale. Tentata rapina, un colpo alla gioielleria Rolando, un arresto. Ancora sulle cronache, perseguita la ex, arrestato due volte in 4 mesi, uno stalker seriale. E poi il mattinale, braciere al pub, intossicati in 7. Sempre sulle pagine del Messaggero, la cronaca sull'Aquila, la difesa dice non c'è stato furto, la medaglia era in consegna. Ed ecco le accuse della procura nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. A inguaiare Don Daniele Pinton alcune intercettazioni telefoniche. Dario Visconti, avvocato del sacerdote, dice nota a tutti la sua devozione per Papa Montini. L'emergenza, vasto incendio di un bosco tra Capitignano e Mascioni. E poi l'incidente, pirata della strada, travolge un'ape e scappa. Di spalla, gioia e degrado, l'aperitivo della vigilia divide la città, e questo è il caso. E poi in arrivo il nuovo prefetto si occupò del caso Concordia, la nomina.
Tensioni e polemiche in ospedale. Avezzano morta per le ustioni. L'86enne è finita tra le fiamme della stufa e deceduta a Sulmona per mancanza di posti. Già svolti funerali extracomunitario, sottoposto a intervento chirurgico per recuperare la droga che aveva nello stomaco. I due gravi episodi si sono verificati durante le festività natalizie. Il DURC, gli ambulanti esclusi dall'obbligo Sulmona, il documento unico di regolarità contributiva, non fa più paura. In soccorso di tanti ambulanti, più del 20% che rischiavano di chiudere bottega, il prossimo 31 dicembre, in caso di mancanza del documento, è arrivato il CLAI CISAL, dopo aver richiesto alla Regione Abruzzo la modifica della legge regionale 30/2016. Avezzanese scopre il furto di un mezzo del CAM. È stato un avezzanese che transitava per caso a Ponte di Nona a Roma a far recuperare il camion e il Bobcat rubati la sera del 22 dicembre da una coppia di malfattori in trasferta nella capitale. Castel di Sangro, cambio di classe per la bimba vittima dei bulli. Continui insulti dei compagni per il suo aspetto fisico robusto. Ad Avezzano furti al Vescovado e a un noto medico. E poi sulle pagine di Chieti, botte di Natale in pieno centro. Pestato un giovane pescarese, aggressione alle 4:30 in piazza Matteotti, calci e pugni all'uscita da un noto circolo. Il 28enne colpito al volto, in ospedale con la mascella fratturata e ferite al naso. Il ragazzo preso di mira per futili motivi, i violenti sono del posto e sta indagando la polizia. Le nostre tasche, stipendi, mutui e servizi, Comune blinda 33 milioni. Con l'atto si bloccano le esecuzioni forzate, garantita l'ordinaria gestione amministrativa. Il Comune blinda per i prossimi 6 mesi i soldi che ha sul conto corrente della nuova Banca Marche. Sono oltre 33 milioni di euro, somme che diventano così inattaccabili da parte dei creditori. La delibera, una delle ultime prima di Natale, è della Giunta e datata 22 dicembre. Tecnicamente si tratta della quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata. Case, auto e aziende, una raffica di furti e emergenza, cittadini pronti a costituire un'associazione, danni ingenti e residenti preoccupati, la rabbia a San Paolo. Nel mirino le abitazioni in via Donofrio e in via Giulio Cesare Pollutri, preso di mira deposito di carni, un colpo da 70.000 euro, avvasto, portati via. Anche cesti natalizi, carne e salumi, titolari si sfogano su Facebook. Val di Sangro, viabilità e logistica, ecco le prospettive nel 2017, attese opere, da anni intanto ancora polemiche sul lavoro continuo alla Sevel. Teramo, il polo scolastico, oggi Brucchi va da Errani, il caso Noè Lucidi, il primo cittadino all'Aquila, nelle intenzioni lo spostamento dei plessi in luoghi sicuri. Il palazzo denominato Banana di Vetro doveva essere demolito, invece regge, ma spuntano strane scritte. E poi di taglio basso, ubriaco al volante, in bocca contromano il casello, ferito. L'ok al rimpastino di Sabatino entra in giunta per dodo incarico al bilancio e alla ricostruzione. Il sindaco, anche Micheli in maggioranza, e continua la querela sulla funivia. Natale tragico con due morti. Giulianova, un noto commerciante ambulante vittima di un incidente sulla strada del Salinello. L'auto finisce contro un albero e si ribalta. Muore di infarto mentre sale le scalette dal Lido al paese. Vano ogni tentativo di prestargli soccorso e il cane gli resta accanto. Si sono svolti ieri i funerali di Nando Verone e il lungo applauso della piazza. A Tortoreto il candidato sindaco recupera la bici rubata. Nico Carusi, agente di polizia, consigliere del PD, dice: più controlli nella mia città, politica attiva. Ci spostiamo ora sulle pagine del quotidiano La Città e in apertura si parla del caso delle scuole a Teramo. Pronto a chiudere tutte le scuole insicure. Il sindaco Brucchi raggiunto da avviso di garanzia dopo l'esposto presentato dai genitori della Noè Lucidi. Per i genitori il sindaco non avrebbe rispettato le misure di sicurezza prima di dare il via libera al rientro nell'edificio danneggiato. La scuola riapre il 16 novembre, ma in alcune aule si nota una crepa al solaio e viene chiusa di nuovo. E poi il terremoto, un'altra conferma, in arrivo per l'ufficio ricostruzione nel capoluogo, oggi l'incontro con Errani.
Sono oltre 1.400 gli sfollati aspettando colli a terrato, ancora 4.233 verifiche da eseguire in città e nelle prossime ore atteso un maxi sgombero da oltre 350 inquilini. E poi il resoconto dei numeri del terremoto, le richieste di verifica sono 4.233, le verifiche eseguite 1.385. 484 sono gli sgomberi, gli sfollati, 1.418 i contributi CAS, 981 e infine le attività danneggiate sono 22. Il Natale salvato dalla strenna last minute. Centro città in grande difficoltà e pienoni al Gran Sasso Shopping, il punto delle associazioni di categoria. Si parla del resoconto ovviamente delle festività. Di spalla Bellante, defibrillatori donati e ancora imballati da giugno scorso. I musei aperti, un successone da 347 visitatori. Il sindaco si dice soddisfatto per il Museo del Gatto e rilancia l'appuntamento col presepe vivente di giovedì. Giovedì attenzione attorno al Teatro Romano per i divieti necessari allo svolgimento della manifestazione. Di spalla la CGIL, calendario per raccontare i 70 anni della Costituzione. La provincia, gli Aquilotti dei Prati pronti a scendere in pista. Il maestro di sci Mirko De Luca presenta il club in vista della tradizionale fiaccolata di fine anno. Ormai dopo tanti anni di attività siamo diventati un punto di riferimento non solo a livello provinciale ma anche regionale grazie ai nostri servizi. Il club, fondato negli anni 30 da una costola dei Rocciatori, è tra i più longevi d'Italia. A Bellante 10 ore d'attesa con la gamba rotta prima di essere sottoposta alla TAC. E poi cronaca, Castiglione nasconde un etto di coca in campagna, 34enne di Castiglione arrestato per spaccio dalla polizia. La banda della Ruspa colpisce ancora a Corropoli la colonnina dell'Eni portata via con l'incasso del self-service. A Sant'Egidio ampliamento del cimitero e nuovo polo scolastico nei progetti del sindaco. A Tortoreto va a casa del ladro a riprendersi la bicicletta rubata, l'ex consigliere comunale chiede più controlli e più uomini per le forze dell'ordine. A Civitella muore a 66 anni la bandiera del calcio locale Gabriele Cosenza. E poi un colpo al bancomat da 30.000 euro, sportello della Tercas di Tortoreto fatto saltare con una bomba artigianale. Corropoli, Piazza Piedi, Corte, ospita la Sagra dell'Inverno, gran finale della manifestazione la notte di San Silvestro con musica e brindisi. A Nereto, direzione futuro, fa visita agli ospiti della casa di riposo Rosina Rozzi. Ci spostiamo a Giulianovo, una sciarpa giallorossa sulla bara di Nando, ieri funerali del commerciante morto in un incidente alla vigilia di Natale. E poi cronache, ubriaco contromano provoca un frontale al sottopasso di Mosciano Stazione. Ancora su Mosciano il debito fuori bilancio finisce alla Corte dei Conti. La Cianella chiede chiarezza sui 157.000 euro per l'ambito sociale del Tordino. Ci spostiamo, Silvi, la ciclabile sottrae altri parcheggi agli stabilimenti, questa è la polemica. E poi a Roseto, Babbo Natale porta nuovi doni sul Vomano. Pochi giorni dopo la bonifica, gli argini del fiume sono tornati un immondezzaio. Beccata dalla polizia con tre etti di marijuana, donna finisce ai domiciliari dopo l'inseguimento da Silvi a Città Sant'Angelo. La cultura, uno scatto è una ferita aperta sul passato. Nel libro Gli aspetti irrilevanti di Paolo Sorrentino e i ritratti fasulli di 23 protagonisti di storie esemplari. Il Natale degli sportivi, quando lo sport fa rima con la solidarietà. Grande successo per la cena evento organizzata dal CSI in collaborazione con il Di Poppa, la Diocesi e il CONI. Lo sport a Bassano, l'ultima prima delle vacanze, il Teramo, venerdì in trasferta in Veneto, chiuderà un'annata non irresistibile. Jefferson sarà quasi certamente out e intanto continuano le manovre per il futuro. Ci spostiamo ora sulle pagine del Messaggero, anche qui apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A, dal Pescara. Ecco Stendardo, il difensore dell'Atalanta, il primo rinforzo per gennaio, accordo per 18 mesi, arriverà la ripresa degli allenamenti con gli orobici, si trattano anche Carmona e Migliaccio, Grassi verso l'Empoli, Gasperini blinda il bomber Paloschi.
Vicino anche il ritorno di Fiamozzi, che prenderà il posto di Zampano. E poi la caccia alla punta, Gilardino e Denis, piste aperte, ma c'è anche Pandev. L'iniziativa, i prezzi ridotti per il match contro la Fiorentina. La Lega Pro, il Teramo, l'attaccante Jefferson ancora fermo ai box. Ancora problemi muscolari, possibile riduzione dell'ingaggio. Altobelli dice: terzino, so adattarmi. Vediamo anche la pagina dedicata allo sport del centro, sempre la Serie A, spunta Thiam, idea Ledesma, l'ex lancianese potrebbe arrivare in prestito, piace l'argentino ex Lazio. Al via le grandi manovre dopo Palosci, Budimir e Denis, per l'attacco si fanno i nomi di Pandev e Gilardino. Preso Stendardo e ora tutto su Bovo. Biglietti scontati per la partita con la Fiorentina per l'iniziativa diretta ai tifosi. E poi c'è il parere degli esperti, Mondonico dice: Pescara lascia stare il bel gioco, in A ci si salva lottando. Perinetti dichiara: i biancoazzurri sembrano travolti dall'ansia, ma si può sperare, il torneo deve tornare a 18 squadre. E poi consiglio del tecnico: le cosiddette provinciali si sono salvate sempre grazie al tatticismo, alla grinta e all'agonismo. Chi rischia più di tutte è l'Empoli. Secondo il direttore sportivo, troppo divario tra le big e le piccole. Sarà dura centrare la salvezza anche se i giochi restano aperti. Sebastiani sa cosa fare a gennaio. Il pallone d'oro abruzzese va a Di Francesco, io papà e la mia scalata. L'attaccante pescarese del Bologna in redazione del centro. Dice: orgoglioso del premio, spero di migliorare ancora nel 2017. La Lega Pro, il Teramo, prima il Bassano, poi il mercato del riscatto. Venerdì l'ultima trasferta dell'anno, dopodiché la squadra andrà rinforzata. Il difensore Altobelli dice: dobbiamo reagire, spero di trovare più spazio in futuro. E poi Chiodi, il 2017 sarà l'anno della resurrezione, il bilancio del patron dell'Aquila, Morgia è la vera promessa, spero ci riporti subito tra i professionisti. Il tecnico in poco tempo ha creato una squadra nuova e competitiva e poi c'è di nuovo, c'è il nuovo stadio che è un fiore all'occhiello della città. Giovedì faremo l'ultimo CDA del 2016 e si chiariranno tutti gli aspetti societari. All'inizio di gennaio arriverà un difensore dalla Lega Pro. Con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. Invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.